questo supermercato ha rilevato purtroppo la presenza di deiezioni di topi sotto gli scaffali, in presenza, diciamo, degli scaffali del cioccolato e della farina, e quindi ha optato per una disinfestazione biologica, e quindi ci hanno contattato e noi immediatamente siamo andati con i nostri furetti a, diciamo, esplorare questo supermercato. Il furetto effettivamente si concentrava molto proprio nelle zone che c'erano state segnalate, probabilmente, anzi sicuramente, identificava l'odore proprio dei topi e quindi del loro passaggio. Mentre il furetto segue le tracce dei topi, ovviamente rilascia i propri feromoni, il proprio caratteristico odore, e nei giorni successivi il topo che vive in questo ambiente, sentendo l'odore del suo predatore naturale, tende in modo abbastanza veloce ad abbandonare il luogo che aveva infestato. Probabilmente un solo intervento non sarà sufficiente, però vi posso dire già che con un solo intervento nei giorni successivi non hanno rilevato la presenza dei topi, e quindi è assolutamente positiva la cosa, perché vuol dire che questo metodo biologico funziona veramente molto bene. E ci tengo a precisare che non è importante che il furetto trovi il topo, né tantomeno che proceda all'uccisione dello stesso. È molto importante che il furetto impari a cercare il topo e a seguire le sue tracce e coprire le tracce del topo con il proprio caratteristico odore, che terrà lontano in modo naturale i topi.